Ciao a tutti, bentornati a un nuovo video recensione su un brand che fa profumi equivalenti. Il brand in questione è Eau Parfum, un brand italiano con sede a Napoli che ha una vastissima scelta di un catalogo amplissimo di profumi sia commerciali ma anche tantissimi di nicchia. Io come profumi di ispirazione ho provato i Deima, scusatemi. Che mi trovo benissimo, però non mette niente di nicchia. Forse ha messo qualcosina quest'anno, però insomma, per la maggior parte sono tutti profumi commerciali. Poi ho provato qualcosa di Zara che mi piace, quelli che mi piacciono sono fatti molto bene. E un paio di anni fa avevo fatto, vi ho messo anche il video, la video recensione sul brand La Profumoteca. Quest'anno ho voluto provare Eau Parfum. La cosa che mi piace è che c'è la possibilità di personalizzare il Discovery Kit. Infatti qua dentro ci sono quattro profumi da 5 ml che io mi sono scelta. Trovo che la confezione da 5 ml così sia veramente l'ideale perché sia modo di provare e riprovare e in più anche personalizzata, perché ho visto che ad esempio Divine fa già delle preconfezioni, fa già, mette già non c'è la possibilità di personalizzare, mette dentro non so, una categoria e mette un po' i profumi che preferisce lui e per me è indispensabile il Discovery Kit, ecco, non compro anche se ci sono prezzi strecciati a volte, non su questo brand ma su altri, preferisco passare sempre attraverso i campioni, anche perché cosa mi faccio poi di un profumo, da una confezione da 50-100 ml se poi dopo i primi spruzzi non mi piace. I quattro campioni insieme alle spese di spedizione le ho pagate 21 euro, per cui ecco la cosa che mi è più piaciuta, che ha attirato subito la mia attenzione, è proprio la vasta scelta dei profumi di nicchia che hanno inseriti nel loro catalogo. E la cosa che mi interessava di più, che io cercavo come dupe, come profumo di ispirazione, era quello di La Tulipe di Byredo, in primis, proprio quello che fa sia Eau Parfum che One Perfume. Se qualcuno ha provato quel profumo là di One Perfume mi faccia sapere. Poi un altro profumo che ci stava tantissimo nelle mie corde che volevo comprare era il Dior Miss Blooming Bouquet. E poi per completare, per andare a prendere dei profumi che conoscevo per fare il confronto, ho preso il Twilly di Hermès e Tobacco e Vaniglia di Tom Ford. Allora, cosa dire? Allora, la prima cosa che accomuna tutti e quattro questi profumi è che appena spruzzati sono un po' delle bombazze, cioè fanno una nuvola di profumo, lasciano una scia e li trovo subito all'inizio un po' tutti invadenti, tant'è che più di una persona mi ha detto subito appena spruzzati: Madonna, quanto profumo e ti sei messa. Non è da me, perché io non amo fare la doccia e non sopporto le persone che si fanno la doccia col profumo, che asfissiano tutti quanti. Per cui all'inizio si sente subito questa nuvola invadente, così per poi dopo 3, 4, 5 secondi, ma sgonfiarsi. Non capisco perché tutta sta scena per poi ridimensionare. Comunque, per fortuna è andato così. Allora andiamo in ordine proprio delle mie preferenze, di quello che volevo, e andiamo sul profumo La Tulipa. Allora, premetto che allora di Eau Parfum si vedono delle video recensioni e solo Mandorla e Cioccolato ha fatto la recensione della Tulipa, però aveva precisato fin dall'inizio che lei l'originale non lo conosceva. Ha parlato di un buon profumo, di quello che è la persistenza, non ha detto niente. Purtroppo la persistenza è una grave pecca di questo profumo qua. Allora, già l'originale, diciamo, non è un profumo bomba, non è un profumo che dura tutto il giorno, perché un profumo La Tulipa è un profumo di gran classe, di raffinatezza, intimo, elegante. Non è un profumo che dura tutto il giorno. Comunque l'originale, che l'ho avuto sempre in sample, la sua durata, le 3-4 ore, pur rimanendo intimo, le fa, insomma. Questo qui è rappresentato molto bene, l'apertura è un po' bizzarra. Rappresentato molto bene, mi piace tanto, durata massima 1 ora. Ce la facciamo grande, vogliamo essere un po' più gentili, un po' più generosi, 1 ora e mezza. Comunque a 2 ore non arriva. Questa è una grossa pecca, perché io non sono quella che ricerca la persistenza inaudita, lo sapete, però un minimo di 2 ore, minimo, minimo, le chiedo. Ho capito che posso farmi anche un campione,
un decanto e poi portarmi in borsa, però se devo spruzzare il profumo ogni ora, insomma, anche no. Nelle recensioni che si trovano sul sito, appunto, di Eau Parfum, c'era scritto, che il profumo aveva poca persistenza, però così poca, sinceramente, non me l'aspettavo. Questa è una grande pecca perché, appunto, il profumo mi piace tanto. Pressoché identico, alla grande, insomma. Però tutto finisce qui, ecco, non credo che andrò a comprarlo, purtroppo. Proverò un altro campione, proverò quelli di One Perfume, sperando che abbiano un po' più di resistenza, almeno 2 o 3 ore, ecco, le chiedo. E questo è il primo. Questo primo qua si dissocia anche tra gli altri tre, nel senso che questi tre profumi hanno una caratteristica in comune che ci ho messo un po' a capire, che è quella che mi disturbava, e un po' alla volta ci arriviamo. Adesso andiamo al Blooming di Dior, che è questo qua, il Miss Dior Blooming Bouquet. È un profumo anche questo che conosco, perché anche questo ho avuto un bel decanto da 5 ml, che ho portato tantissimo. Questo qui anche è un profumo che non è quella bombazza, è un bouquet di fiori rosa, che a me piace tantissimo, di una classe e un'eleganza spaventosa. Non è la bombazza, non è il profumo anche originale che dura tutto il giorno, però anche quello alle 3-4 ore se le fa benissimo. Allora, qua come durata siamo sicuramente di più rispetto alla Tulip. È buono, ci siamo anche questi molto simili all'originale, posso accontentarmi, però c'è cioè un però. Questo, come gli altri due, il Twilly del Mers e il Tobacco Vaniglia, hanno un alone, hanno un filo conduttore che forse è la firma olfattiva dell'azienda. Usano gli stessi prodotti, usano le stesse materie prime o una materia prima in particolare che usano comune di base per tutti, fa parte dei fissatori, non lo so, comunque sono tutti e tre con uno sfondo talcato e a me non piacciono. Ecco, diciamo che questa cosa talcata che io sento mi disturba, ci ho messo un po' a capire perché anche questo dura il giusto che chiedo, le 2 o 3 ore sicure se ne fa, la somiglianza c'è e mi piace. Il Twilly d'Hermès forse è quello che come somiglianza mi piace meno, però questo è quello meno fatto bene come somiglianza. Come durata c'è, però insomma, posso farmelo anche a meno di comprare perché ci tenevo molto al Blooming di Dior e alla Tulip. Il tobacco vaniglia, anche questo ci assomiglia abbastanza, non preciso, però insomma ci assomiglia abbastanza. Hanno questa nota talcata che a me disturba. Ecco, tant'è che non sono neanche andata avanti nell'usarli perché non mi vanno, ecco. Trovo, appunto, ci ho messo parecchio per capire cosa non andava. Questo è l'unico che non è talcato, però non dura. Ci ho messo parecchio a capire cosa non andava e poi ci sono arrivata. Evidentemente, appunto, fissatore, materie prime di base che usano tutti uguali. E questa cosa non mi va. Per cui, adesso con questo non voglio dire che tutti gli altri del catalogo non siano fatto così. Magari questi quattro che ho preso io sono così, non metto in dubbio che magari gli altri siano fatti meglio, siano diversi. Non c'è niente di più difficile che recensire i profumi, perché quello che sento io non lo sente un altro, sappiamo com'è. Però purtroppo per me, cioè non ho voglia di provare altri profumi di questo brand qua. Tra l'altro, appunto, quelli che mi interessavano erano questi due, il Dior e la Tulip, e pazienza. Fra i tanti commenti che, appunto, perché non riuscivo a capire bene cosa c'era, poi ho capito che questo era il filo conduttore di talcato che non mi piaceva. Fra i tanti commenti che ho letto sotto chi aveva fatto le recensioni nei video, ho trovato una persona, uomo o donna che sia, insomma, che diceva giustamente, adesso io non voglio essere troppo dura, però che diceva appunto che anche lui aveva provato parecchi profumi in generale adesso, e che li trovava privi di personalità e privi di personalità che non comunicavano niente. E in effetti, quello
quello che posso dire che mi disturba è che appunto li trovo profumi, questi che ho provato io, e per come li sento io, però condivido quello che appunto aveva scritto questa persona sotto questo video di non mi ricordo chi, che sono profumi che non trasmettono niente, che non dicono niente a livello proprio di personalità, di originalità. Oltre che essere copiati, sono anche copiati fra di loro, perché sono copioni di copioni. Ecco, io ho provato diversi profumi di Iodema, ho sentito anche diversi profumi di Zara, che magari hanno quella nota che non li rende uguali, o appunto sono un po' diversi, che però se non altro li fa esprimere qualcosa di particolare. Cioè sono diversi, però possono piacere comunque. Non so se mi sono spiegata, però penso che non sia facile riprodurre profumi, fare profumi equivalenti. E mi sono anche chiesta, queste sono considerazioni che ho fatto, se magari era il fatto di sapere, psicologico, era il fatto di sapere che siccome è un dupe, poi a me poi l'originale non piace, però non è così. Perché mi sono avvicinata ai profumi di Zara pur sapendo che erano dei doppioni, comunque quelli di Iodema, e non ho avuto questa sensazione. Ecco, questo a me dispiace. Io ho visto tantissime altre recensioni che parlavano di profumi che duravano tutto il giorno, vabbè, ma quello a me non interessa. La mia esperienza è questa. E adesso non so se spedirli alla mia amica, se farli provare. Di solito come quelli per i profumi della profumoteca, poi li ho finiti per andare in palestra, ma quelli già avevano un'altra espressione, un altro carattere, avevano comunque qualcos'altro da comunicare. E questi sono andati così. Come imitazioni sono buone, fatte bene, come durata dipende dalla tipologia di fragranza, perché chiaramente il tabacco e vaniglia sì, dura tutto il giorno, ma sfido non farlo durare tutto il giorno, perché il tabacco e la vaniglia sono note di fondo ed è diverso. Invece con le note fiorite, acquatiche, insomma, è già diverso, perché anche il Twilly di Hermès, che abbiamo lo zenzero, che abbiamo nelle note di cuore, abbiamo il gelsomino, abbiamo delle note tipo l'ylang ylang, la tuberosa, che già sono più potenti, quelle si sì, durano. Profumi, se volete qualcosa che si avvicini molto all'originale, sì, però se volete che comunichino qualcosa, che vi dicano, vi trasmettano qualcosa, che siano un po' nel loro aspetto per essere uguali, comunque che comunichino qualcosa di diverso, Questa è la mia recensione. Ditemi un po' la vostra esperienza, se qualcuno conosce il profumo La Tulip nella versione One Perfume, mi faccia sapere, mi dica qualcosa. Quest'anno non penso appunto di provare quelli di One Perfume, perché comunque anche tipo La Tulip è un profumo più primaverile e estivo, perché già si sente poco, se più ci metto le sciarpe, ci metto un maglione, ci metto un cappotto, non sento più niente. Per quanto riguarda il Blooming Bouquet di Dior, c'è il Nude Bouquet di Zara che è fatto molto bene, però anche quello è una cosa che rinvierò al prossimo anno. Con questo è tutto, spero di essere stata chiara, di aver spiegato bene quali sono le mie sensazioni e le mie emozioni che mi hanno trasmesso questi profumi, e vi aspetto presto per un nuovo video. Ciao a tutti!